Casa Roma, la Roma è in Giappone, la S Roma, la magica Roma, è in Giappone fino al 28 di novembre, andrò a vedere anche la partita, mi hanno invitato e adesso vi facciamo vedere Casa Roma, questo negozio che hanno aperto qua per i fan. Qua dove? Qua dove? A Shibuya. A Shibuya. A Shibuya. Però piove anche, entriamo, entriamo perché piove entriamo, tanto. Guarda. Casa Roma. Sono qua con Lorenzo. Ciao, vai, presentati pure. Ciao a presentati. Tutti. Piacere, Lorenzo dell'area marketing dell'S Roma. Che mi ha contattato perché abbiamo un amico in comune che è il mitico Daniele. Daniele, che tanti a Roma conoscono, Borghetta Stile. Tutti hanno ballato con Daniele. Con Borghetta Stile. È la prima volta che vieni in Giappone? Prima volta in Giappone e abbiamo realizzato questo posto incredibile che abbiamo chiamato Casa Roma. E, diciamo, è aperto da 40 minuti e già ci sono centinaia di curiosi, simpatizzanti, tifosi. Diciamo che stiamo scoprendo che la Roma è molto amata qui. Ci fai vedere qualcosa? Qui abbiamo un po' di materiale relativo al torneo che, a cui partecipiamo qui, perché partecipiamo all'Euro Japan Cup, sì. Che è questo torneo. Giocheremo a Nagoya nei prossimi giorni, il 28 qui a Tokyo, e poi c'è una t-shirt iconica, diciamo, che dove si sono unite l'esultanza di Dybala con il crest della Roma anni 80. Poi sono tutti i bodyguard con i giocatori. Sì. Sì. E poi una linea S Roma e Toki Toki, che è una linea che, diciamo, va particolarmente per la maggiore. Le magliette normali ce l'avete? Le magliette normali ce le abbiamo in esposizione. La cosa più divertente sono sopra, se non sbaglio. Ecco, no, eccole qui. Allora, questa è una maglia speciale, una maglia nata dalla collaborazione tra Arias e New Balance, e la Roma la indosserà per la prima volta qui a Tokyo nella gara del 28 allo Japan National Stadium. E in più tra poco arriveranno dei giocatori che la autograferanno e le persone che inquadrano un QR code che è su. Aspetta, partecipano tra poco una mezz'ora, un'oretta, mamma mia, arrivano qua, andiamo via, noi dormo qua, fanno degli autografi e chi inquadra il QR code può partecipare a un concorso per vincerla, per vincere proprio questa qua che sta autografata. Andrea, che anche tu vieni da Roma con la squadra? Assolutamente sì. Hai allestito proprio tu, dicevi, questa zona qua? Sì, diciamo che l'ho curato io, sì. Il progetto questo è il piano di sopra. Qui è un'area gioco, entertainment, dove daremo anche dei premi, e su questo schermo qua organizzeremo questo qua, sì. Il match party per la partita, in occasione della partita che la squadra giocherà a Nagoya. Quindi vedremo un po' i tifosi che vogliono a vedere la partita. Questo qui. Schermone qui. È la prima volta che vieni in Giappone? È la primissima volta. Quindi sei in Giappone da due. Scusa se ti do il tuo. Devi darmi del tuo, da tre giorni sono in Giappone. Ah, sei in Giappone da. Ah, mentre invece Lorenzo è arrivato oggi con la squadra. È arrivato oggi. Sì. Era venuto qualche giorno prima io. Com'è stato in questi tre giorni? Cioè, che impressione hai avuto di questo paese? Beh, diciamo, con poco tempo a disposizione per vederlo, sicuramente molto molto particolare. Quindi ho iniziato a. Non a capire, perché penso che ci voglia molto più tempo. Anzi, più tempo passa meno capisci in realtà. Esatto. Però insomma, a vedere l'approccio completamente diverso in tutto, culturale. No, perché mi diceva Lorenzo stamattina, dice, in quest'ora ho proprio capito che sono arrivato su Marte. Mi diceva. Completamente. Poi venendo da Roma, Marte e Plutone insieme. grazie mille. Adesso andiamo di sopra. C'è un'altra area espositiva. Nakata, c'è la maglietta di Nakata qua. Sì, allora. Diciamo che qui siamo partiti da questa parete dove abbiamo portato un po' due icone rappresentative per il paese in cui siamo. Ma me posso mettere a piangere? Io l'ho incontrato diverse volte, Nakata, quando facevo lo stage alla Camera di Commercio italiana. Lui veniva spessissimo. E qui quindi abbiamo dedicato questa parete a Fatti Nakata. Sì, chiaramente la maglia è originale, così come il tesserino da professionista. Nakata che è entrato nel cuore di tutti i romani per il gol alla Juventus, no? Cioè, anche nel cuore dei non romanisti. Ah, questa è la maglietta di Totti. Sì. Bello. Lo scarpino, il tesserino del mondiale. Di che anno è questa qua la maglietta? E questa è quella del suo ultimo anno. Ah, l'ultimo? Ma non mi sembra. Ah, no, è vero, sì, è vero, cavolo. Sì. Me ne ero accorto. Qui abbiamo un'altra maglietta originale di Nakata. Anche questa di qua vedo. E poi c'è un'altra Totti. Questa è Totti. 2-2. Sì, sì. Ah, 9, sì, scusa, 9. Sì. Mi sembrava sempre 8, mi sembrava. Abbiamo questa parete dove abbiamo ripercorso un po' tutta la nostra storia con alcuni momenti, un po' di pillar per raccontare un po' la nostra storia. Per arrivare
infine, dopo tutta la nostra storia, diciamo all'ultimo, all'ultimo trofeo. All'ultimo trofeo. Sì, ma ne abbiamo vinti tantissimi, sicuramente l'ultimo in ordine. In ordine temporale. Temporale, ci siamo particolarmente legati, è ancora molto fresco. Quanti bambini, vedi, sono stati bambini, certo. Eccolo qua, bambino felice, ha preso Spinazzola e Mancini. Ho anche parlato anche con parlo. Spinazzola, quindi anche... Spinazzola per un secondo. Comunque, ha saputo che esistevo. Non si poteva fare, eh. L'aveva detto non è in Giappone. Vero, no, vabbè, però, ci... però diciamo glielo, che glielo abbiamo passiamo. Portato un po' di romanità a tutti i tempi. Grazie a Lorenzo. Grazie dato, a voi per penso che ci vediamo anche il 28 alla partita. Sicuramente il 28. Grazie mille. Grazie ancora. Ciao, ragazzi, ciao. Forza Roma. Forza Roma. Ciao. È arrivato Vincent Candelà. No, no. Aspetta, no. Devo entrare anch'io qua. Non riesco manco a far funzionare lo smartphone. Sì, lo metto nel video. No. Sto abbattendo. Sto facendo un video anche. Stai facendo un video? Sì.